Insendianti scendono in piazza e bloccano gli scrutini. Salerno come si sta muovendo per questa protesta? Ma Salerno si sta muovendo molto bene, di nostra conoscenza ci sono oltre 40 istituti medi e superiori che hanno aderito allo sciopero, quindi il numero è molto buono e sta crescendo, perché anche stamattina abbiamo avuto delle altre adesioni di istituti molto grandi. Ecco, la protesta andrà avanti ad oltranza o comunque prevedete comunque una resa anche per poter, diciamo, far svolgere gli esami di maturità? Per legge gli esami di maturità devono essere svolti, perché non vengono toccati dallo sciopero degli scrutini. Chiaramente la nostra mobilitazione continuerà. Adesso abbiamo un incontro nazionale a Bologna dove verranno prese delle decisioni a livello nazionale e per noi la scuola quest'anno non chiude assolutamente. Cosa chiedete al governo? Chiediamo al governo di ritirare innanzitutto i 41.000 tagli che sono stati fatti e di ripristinare nuovamente le deroghe per gli alunni diversamente abili che sono state nuovamente bloccate dal ministro Tremonti. E invece, ecco, dalle istituzioni locali, provincia, comune, cosa vi aspettate? Il comune ha la possibilità di gestire soltanto la parte riguardante le scuole elementari. Ci aspettiamo invece molto dalla provincia e dalla regione, visto che il nostro presidente provinciale è anche la persona che ha firmato la legge 133, la finanziaria del 2008, che ha dato via questi 8 miliardi di tagli nell'istruzione, quindi sia la scuola che l'università. Dovrebbe prendere la parola e fare delle dichiarazioni molto più forti, non soltanto dichiarazioni di facciata che servono a ben poco. L'associazione Strade per il Futuro è presente anche qui allo sciopero degli scrutini. Presidente Busiello, ci spieghi il suo ruolo questa mattina qui. Ma il mio ruolo, al di là di quello ufficiale di presidente, è soprattutto il ruolo di una mamma preoccupata, portavoce di tante altre mamme di alunni con disabilità della provincia di Salerno. Quelli che sono i dati che si ascoltano ci stanno allarmando. I tagli alla scuola degli insegnanti curriculari e di sostegno ci fanno pensare che a una situazione critica che dovremo affrontare nei prossimi giorni, a iniziare dal prossimo anno scolastico, ancora più difficoltosa rispetto a quella degli anni precedenti, con un timore in più. I tanti soprannumerari verranno praticamente depistati verso il sostegno. E il nostro timore è che la maggior parte di questi docenti che saranno costretti a convertirsi, tra virgolette, in questo nuovo ruolo, non hanno la specializzazione. E questa è una cosa molto grave. Quindi noi controlleremo questo, noi faremo in modo che questo non avvenga, perché i nostri figli hanno il diritto a un'educazione, a una formazione, e l'insegnante di sostegno in questo caso ha un ruolo molto importante nel consiglio di classe. L'insegnante di sostegno è quella figura che crea chiaramente e che detta le metodologie e gli strumenti che gli insegnanti curriculari devono adottare, devono seguire. Quindi la figura specializzata è fondamentale. Se per una questione economica questa figura viene a mancare, si nega il diritto alla formazione dei nostri figli e si mette a grave rischio quella che è la formazione di tutta una classe, che dall'anno prossimo in poi la classe potrà raggiungere anche 40 unità. E questa è una cosa veramente vergognosa, perché non si potrà parlare più di qualità dell'insegnamento, non si potrà pensare più a menti libere, critiche, pensanti, ma si dovrà pensare soltanto alla formazione di manovalanza, come questo governo vuole.